Bene, bravo, bravo. Bisturi. Come bisturi? L'ha fatto male. Di che cosa dobbiamo operare? Ah, io non lo so. Scheda. Professore, professore, non sono schedato. Professore, la scheda nell'archivio non c'è. La scheda non c'è? Non c'è. Però mi sembra di aver sentito dire che bisogna amputare una cosa che finisce in accio. Accio? Accio, braccio? Amputazione del braccio? Bene, sega! Un braccio? Ah! No! Un braccio? Bene. No, un braccio. Però potrebbe essere anche il polpaccio. Polpaccio? Preparo. Braccio, polpaccio. Polpaccio. Beh, nel dubbio me li faccio tutti e due! No, tutti e due no! Professore, in portineria dicevano che si trattava di una cosa che finiva in ale, non in accio. Ma ragazzi! Ma allora potrebbe trattarsi di calcolo renale, fistola anale, blocco intestinale, vaglia postale. Zitti! Scusi. Aspetti, professore. Ah, sì, eccola. La scheda. La scheda. Eccola, brava, professore. Bella, bravo, 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 bella, oh, bella, buona. Oh, buona, soda, suora. Oh, sì. Professore. Ma che fa? Ho avuto un attimo, scusate, il caldo, la lampada. La scheda, professore. La scheda apparteneva a tale Baccellari Vincenzo. Forbici 9. Detto Frufru, noto travestito, che si era ricoverato per realizzare il suo sogno. Ma dov'è? Quello di diventare donna a tutti gli effetti. Ma è una bambola. Ah, eccolo là. Forbici 01. Prego. Mi dia la lente. Per denunciare quel tragico errore e riottenere il mal tolto, scrisse una supplica al Presidente della Repubblica. Solo grazie a questo alto intervento venne da autorità reintegrato della propria preziosa attrezzatura di piacere che stava per essere trapiantata come dito mignolo del piede sinistro ad un falegname della Val di Susa.